C'è ancora tempo fino al prossimo 28 luglio per poter partecipare alla festa della civiltà contadina della Trebbiatura, iniziata a Carretiello, una frazione di Rocca d'Aspide nell'entroterra salernitano. Un momento di festa ma anche di denuncia di un mondo che rischia di scomparire stritolato in logiche di mercato dove il profitto condanna proprio quelle piccole realtà che erano e sono i veri custodi della tradizione contadina. Come eravamo, sembra scandire ogni momento della manifestazione, che diventa un appello affinché prima si capisca il valore della terra e della civiltà contadina per poi trovare quegli strumenti necessari a preservarne la ricchezza. Indicative sono le parole di Giuseppe Iuliano, agricoltore e presidente dell'associazione Carretiello in Evoluzione. Le istituzioni penso che loro l'avvertono di lato la problematica del lavoro agricolo nelle aree interne, parliamo del nostro posto, perché loro la vedono a largo raggio, invece qua siamo in una situazione di piccoli imprenditori che è difficile che riescano a sfondare nella grande distribuzione, quindi loro dovrebbero dislocarci dalle grandi imprese. Noi siamo piccole imprese, dovremmo essere trattati diversamente dalle grosse imprese, solo questo, ma purtroppo loro non l'avvertono questo sentimento. Noi creiamo queste situazioni proprio per dargli un input alla politica, però non fino adesso. Qual è il suo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è di ritornare come mi ricordo da bambino, cioè che si ritrovava nella terra con le altre persone, ci scambiava una parola, mo se vai in un terreno sei da solo, se ti capita qualcosa non c'è nessuno che ti può dare una mano. Invece prima c'era il confinante, cioè che facciamo oggi, cioè c'era un'altra armonia, tutto qua. Al fianco dei piccoli imprenditori agricoli, Coldiretti, che ha preso parte al convegno sulla dieta mediterranea che si è tenuto nella giornata d'apertura della festa, che si concluderà il prossimo 28 luglio e che proporrà mostre, laboratori e percorsi enogastronomici. Noi come Coldiretti stiamo portando avanti una serie di battaglie proprio a tutela del Made in Italy e stiamo parlando del discorso del codice doganale, ovvero arrivano prodotti dall'estero, subiscono una trasformazione in Italia e questo diventa magicamente un prodotto italiano. Un altro discorso invece è la concorrenza sleale, nel senso che arrivano prodotti extra UE, sono prodotti che non hanno nessun tipo di tracciamento, non sappiamo le regole con cui questi prodotti sono stati realizzati, arrivano sul nostro mercato a prezzi molto bassi. Discorso ancora più importante è legato alla dieta mediterranea, è l'unica dieta che è patrimonio immateriale dell'UNESCO, sulla quale però ci sono diversi attacchi. Siamo a difesa delle nostre aziende agricole, ma siamo anche a difesa e a tutela del consumatore.